Da segnalare, guarda che in Norvegia ci troviamo nei paesi scandinavi. Un bilancio drammatico, un morto, due feriti gravi e altri due illesi sono queste quattro valanghe che si sono abbattute nella parte settentrionale del paese, proprio la Norvegia, come un sito internet riporta in maniera pulita e propria. I gruppi italiani si trovavano nel picco Cavritingen, una montagna che è alta circa 1300 metri, vista da molti escursionisti, quando purtroppo è stato travolto dalla slavina, uno di loro è morto, altri due sono rimasti feriti, uno in maniera grave, mentre gli altri per fortuna illesi. Queste valanghe stanno registrando, attualmente parlando, 5 italiani inconvenienti in questa escursione, coinvolti nella valanga in Norvegia che provengono dal mondo, scusatemi, dal territorio di Vicentino, di Vicenza. Da come si legge sul web, sono la stessa Farnesina a informarci di tutto questo, ok? Insomma, purtroppo la Norvegia è uno di quei territori dove ci stanno avendo attualmente vanno queste maledette schifose valanghe. Nella località di Renoia, fermata a circa 300 abitanti, una valanga ha letteralmente investito una fattoria trascinandola dentro al mare. Ok? Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, fatemi sapere cosa ne pensate, faccio sapere che il gruppo italiano si trova nel picco della montagna di Cavritingen, che è alta circa 1300 metri, e è una meta piuttosto ambita da parte di tantissime escursioni.